Buongiorno, ben ritrovati nel nostro solito post per raccontarci un po' che cosa ci siamo detti questa mattina. Bene, intanto eravate tantissimi e come sempre vi ringrazio. Si vede che insomma i libri, il San Valentino, no, la curiosità vi hanno portato, diciamo così, a chiacchierare nuovamente con me. Beh, intanto che dire? Questa mattina abbiamo ancora parlato di misteri, ad esempio, poi Maestro Domenico, ad esempio, mi ha detto che mi avrebbe mandato altre storie con altri misteri, ma allo stesso tempo molti di voi mi hanno raccontato un po' quello che fanno di lavoro e che facevano quest'oggi, come ad esempio Maurizio ha detto che lui insomma stava andando in giro per Lodi da clienti e subito Maestro Domenico ha pensato bene di raccontarci un po' che cosa non si deve perdere a Lodi, no? Perché Maurizio diceva solo la piazza, invece il maestro ci ha subito detto che ci sono delle ottime specialità come il risotto alla lodigiana con salsiccia e poi gli involtini ripieni, risotto al mascarpone e insomma e tante altre cose. Quindi ci ha preso per la gola, ecco, Maestro Domenico, che poi io dicevo: ma come fai a conoscere tutte queste cose? Lui ci ha detto sì, perché quando vado in giro mi piace insomma scoprire quelli che sono magari i piatti della zona e andare però anche a scoprire magari qualche storia legata a quel piatto. Quindi bello e mi piace. Questa cosa mi è piaciuta e cercherò di farla anch'io. Io effettivamente non sono mai troppo curiosa e questo è un male. Poi, ad esempio, Maestro Domenico ha continuato a raccontarci di storie e dice, ad esempio, che fra frazione Muzza e Massalengo, fra le 24 e l'una, ci sono delle apparizioni. E allora qui siamo stati tutti un attimo ad ascoltare. Lui ci ha detto che uno è il fantasma di un cane bianco e l'altro di una donna deceduta proprio lì in un incidente. Sarà vero, non si sa. Insomma, noi queste cose ci piace raccontarle. Poi magari qualcuno ha anche voglia di andare a scoprire, no? Se effettivamente queste cose ci sono. E poi di che cosa abbiamo parlato? Vediamo un attimino. Beh, intanto mi avete fatto delle richieste di canzoni, che era Lucio Battisti cantata da Vasco, visto che ieri Vasco ha festeggiato i 70 anni, quindi chiedeva la canzone La Compagnia. Ad esempio Gas, visto che abbiamo parlato di Elton John, che è uscito dal Covid e quindi torna ad accogliere per insomma un premio importante degli ospiti e a raccogliere fondi anche per la sua fondazione. Chiedeva di ascoltare Crocodile Rock e poi ancora beh, ancora Karim che insomma gli interessava appunto parlare anche di questo libro che io vi ho portato e che avevamo anche un po' lanciato nel nostro post, no? Crocodile Rock, storie, aneddoti, curiosità e tutto ciò che unisce musica ed animali. Io ho raccontato la storia di Yul Stewart che nel brano Year of the Cat non si parla di gatti in realtà perché lui ha i gatti, amante dei gatti, ma perché tramite un libro sull'astrologia vietnamita scoprì che il 1976 era l'anno del gatto, che in Cina corrispondeva a quello del coniglio. E quindi gli piaceva Year of the Cat per dare titolo proprio alla canzone che tra l'altro si è rivelata molto fortunata perché è stato un successo planetario. Quindi questo uno dei tanti aneddoti all'interno, appunto, dicevamo, no, di questo libro. E poi che cos'altro ancora? Oh, mi ha fatto piacere, vabbè, intanto anche Megana Turissa che come sempre ci invita nella sua zona vicino al Ticino, dove ha detto che ci sono molte zone naturalistiche da visitare e quindi noi insomma accogliamo anche in questo caso diciamo così la proposta di andarlo a trovare e poi anche sono stati detti luoghi beh, di posti naturisti.
Vasesia, ma anche Vito che mi invitava ad andare in Svizzera perché lui questo weekend va in una sauna naturista. E io ho detto: beh, è una bella cosa, mi fa invidia anche perché la sauna effettivamente deve essere fatta, dicevamo proprio così, da naturista e quindi praticamente senza costume, senza niente, no? Ed è la cosa effettivamente più logica da poter fare come sauna e l'abbiamo raccontato anche tante altre volte. E poi ultimo, ma non per ultimo, che mi ha fatto sorridere, mi ha fatto piacere, è diciamo così, l'invito da parte di Mark sull'aereo che lui insomma guida, essendo lui un pilota, tantissime ore di volo, insomma ci ha raccontato di avere così a disposizione. E praticamente, insomma, adesso vado anche a leggere, era comandante su un Boeing 737, un jet privato di una società straniera. Decollava oggi, che fortuna, da Ginevra, ma più che altro che fortuna perché andava da Abu Dhabi, quindi insomma andava al sole, al caldo, mentre in alcuni posti non faceva tanto caldo, lui se ne andava al caldo. Mi ha invitato ad andare a portarmi in giro e chi lo sa, insomma, che magari so, queste cose poi possono succedere, no? Quando meno uno se lo aspetta, ci si ritrova poi magari anche sempre sullo stesso volo. Nel frattempo, insomma, ci salutava anche il suo copilota e quindi noi l'abbiamo salutato. Ma io gli ho lanciato lì l'idea, secondo me è una cosa interessante nel nostro YouTubeando, nel mio YouTubeando, magari parlare di viaggi, in questo caso parlare anche di aerei, di voli, di tutto quello che c'è dietro alla fatica di poter, insomma, diventare pilota, anche se lui ha raccontato che in qualche modo, cioè, lui l'ha fatto non per i soldi, ma per la passione del volo. Bene, insomma, questo è un po' quello che è stato il resoconto di questa nostra giornata. Vi ricordo che martedì prossimo, eh sì, non avremo, ahimè, l'appuntamento del live, perché, come vi dicevo e come vi ho detto questa mattina, io sarò a Cap d'Agde, sarò in Francia per mettere a posto un po' il monolocale, ma cercherò di raccontarvi da là, insomma, qualche cosa di curioso e poi ci ritroveremo, insomma, la settimana successiva. Per cui vi auguro una buona giornata, vi mando un bacio come sempre, vi ricordo imhcalib@libero.it per scrivermi e naturalmente che cosa ancora? Beh, seguirmi anche su Patreon, si chiama Non Solo Radio, dove sapete che insomma per copyright molte volte vengono bloccate le dirette. Su YouTube, insomma, troverete anche se vi va la diretta di questa mattina. Un bacio, un abbraccio, statemi bene, fate i bravi, io vi aspetto. Ciao!